sono Giovanni Stassi, capogruppo degli investigatori di Piana. I miei compagni sono Giorgio Alles e Gabriele Schirò. Noi ci occuperemo della fontana Tecuqueiri. La fontana Tecuqueiri è una fontana vecchissima che è stata costruita nel settembre del 1951 e in seguito ristrutturata nell'agosto del 2015. In questa fontana si trova un quadro che raffigura la Santissima Madonna dell'Odigitria, Shumbre Vitries. La parola Cuveiri deriva dalla parola Arbrescuhon, che significa cadere goccia a goccia. Accanto a questa fontana prima si trovava un fiume e molto probabilmente essa deriva proprio da questa. La fontana Cuveiri si trova in via Odigitria, che ricorda la chiesa che si trova ai piedi del Monte Pizzuta, che ricorda la Madonna dell'Odigitria, della quale gli abitanti sono molto devoti. Accanto a questo quadro, che raffigura la Santissima Madonna dell'Odigitria, si trova una preghiera a lei dedicata. Invece, per quanto riguarda la funzione di ieri e di oggi, ascoltando i racconti di mio nonno, ho capito che anticamente questa fontana veniva utilizzata per riempire inzire, cioè contenitori in argilla che poi venivano portati a casa pieni d'acqua, perché a quei tempi nessuno aveva l'acqua corrente in casa. Mi racconto anche delle file lunghe che le donne facevano di buon mattino e dei bambini che giocavano attorno alle fontane, mentre le loro mamme svolgevano le funzioni di casa. Oggi purtroppo la fontana non svolge nessuna funzione perché a causa dei problemi idrici del nostro paese da questa fontana non sgorga più acqua. Invece a causa delle restrizioni Covid non è stato possibile girare per le vie del paese e chiedere informazioni agli abitanti di Piana su questa fontana. E ho ricevuto maggiori informazioni grazie a un'intervista fatta a mio nonno Sassi Giovanni, che da piccolo abitava nelle vicinanze della fontana, una richiesta fatta al professor Chiaramonte Giuseppe, che è docente di lingua albanese, che ci ha chiarito l'origine del nome di questa fontana, e grazie anche a vari articoli che riportano notizie su Piana dagli albanesi. Su questa fontana ci sono molte leggende. La più importante narra che una ragazza stava lavando i panni, incontrò un bambino e gli ha dato un biglietto dove c'era scritto se quel pomeriggio andava nella fontana incontrava un ragazzo. La ragazza andò nella fontana e incontrò questo ragazzo. Si guardarono e si innamorarono. Non è solo un punto di incontro degli innamorati, ma anche per i bambini che giocavano intorno alle fontane.